Ciao ragazzi, bentornati alle scimmie. Oggi ho qui con me Giorgio Beltrami, che è il founder, il creatore delle Fall Series, evento CrossFit che conoscete tutti ovviamente perché è presente da quanti anni, Giorgio? Fall Series quest'anno compie 11 anni, poi in realtà qualcuno lo sa, ci sta seguendo, sarebbero 12 perché c'è una versione online di Fall Series che risale a prima, il gennaio dell'anno precedente, però sono 11 anni. L'idea è partita ancora prima, sì, e sì, poi è diventato proprio materiale come cosa. Esatto. E tu da quel floor hai visto passare una miriade di atleti, penso. Sì, tantissimi. Diciamo che con una media dai primi anni era una gara che non aveva le qualifiche, per cui era una gara aperta a tutti. E si è partiti dai 90 atleti da tutta Italia in quel parcheggio, quella che era una volta la mia palestra fitness. E poi dopo diciamo che la media è sempre stata superiore ai 1000 iscritti, quindi ho visti parecchi e si annoverano nomi come Laura Horvath, che quest'anno ha vinto i CrossFit. Caspita, cioè l'ha vinto proprio adesso, sì. Sei venuta lì a... Sì, ha fatto Fall Series 2015. 2015. Poi c'è stato Kovacs, c'è stata Sigmund Dottir Gudmundsson, Unwiller che parteciperà ancora quest'anno. Cioè sono atleti che sono venuti lì a gareggiare praticamente. Atleti che sono venuti lì a gareggiare, poi ovviamente tutti gli italiani bravissimi che hanno partecipato alla semifinal, alla semifinal, sono partiti da Migliorini, Barbaro, gli attuali, Morelli, Silvino, eccetera, eccetera. Zenoni stesso ha partecipato e forse ha anche vinto nella categoria Under 21. Se non sbaglio, grande Zeno, salutiamo. Esatto, per cui sì, diciamo che di atleti ce ne sono stati sia di altissimo livello che appunto avendo anche ideato la categoria Experience anni fa, ci sono anche persone che frequentano. Cioè la categoria che hai ideato te, l'Experience. Aspetta. Sì, perché diciamo che Fall Series nasce, ormai lo sanno tutti perché ce lo siamo detti mille volte, nasce dalla mia idea di portare della competitività all'interno del mondo del CrossFit, cosa che già negli Stati Uniti c'era con certo. I CrossFit Games, con gli Open, ma in Europa mancava. Io, avendo un passato da atleta agonista, ho pensato che fosse interessante fare in modo che i ragazzi che frequentano le classi partecipassero a un evento a livello agonistico, per cui coinvolge tutti, compresi i tuoi clienti. Dà la possibilità a tutti, anche chi comunque si è nella box, sì, di competere. Secondo me quello è il vero plus di Fall Series, perché comunque il livello si è alzato tantissimo e anche i clienti delle classi, gli atleti delle classi, sono ormai un livello molto alto di performance. Però non mi ricordo che anno precisamente, forse 2020, l'anno prima della pandemia, ho avuto l'idea di creare questa categoria che accogliesse appunto le persone un pochino più normali, dotate di meno skill, e perché fosse lì se entrasse nei box, cioè non fosse, certo, più soltanto nel palazzetto ma anche nei box. Un'ottima idea, direi. Sì, un po' un fastidio magari per qualche owner, perché si trova magari gente che vuole partecipare, che gli porta via un'ora per fare video, filmati, eccetera, eccetera. Però la soddisfazione di vedere... No, però ho visto anche qua ragazzi che magari di tutti i livelli che hanno quello stimolo di dover fare una qualifica, effettivamente cambia la testa. E dicevi giustamente che il livello si è alzato tanto. Io mi ricordo quando abbiamo iniziato a fare CrossFit con Andrea, che oggi non c'è perché è in vacanza, facevamo degli allenamenti senza senso, cioè non esistevano programmazioni. Io mi ricordo prima palestra che abbiamo aperto, che non erano neanche affiliati, era un buco e ce n'erano veramente poche in giro e facevamo veramente di tutto, e fortunatamente adesso è cambiato anche la metodologia di allenamento, ci sono programmazioni, ci sono degli studi e hanno indirizzato gli atleti a fare sempre meglio. Io faccio delle cose pazzesche, alzavo di pesi che alzo adesso ma con delle tecniche che non avevano senso, quindi adesso c'è la tendenza a lavorare in maniera sempre più pulita anche, e sì, la performance degli atleti è migliorata tantissimo, ma anche nelle categorie regular vedi atleti fortissimi che... Sì, si è alzato tutto il livello, per cui appunto Experience, io ho voluto comunque tenere questo nome perché si poteva cambiare, mettere un beginner per dire, per far capire, però invece siccome è nata proprio perché, e anche il termine della categoria è nata perché l'idea era quella di far vivere l'esperienza a persone che magari non hanno la possibilità di viverla
perché non hanno un livello così alto. Certo, certo, chiaro. Vivere l'esperienza di un evento in un palazzetto con tanta gente che ti fa il tifo, con i tuoi amici che vengono a tifarti, gente che fa 3-4 allenamenti alla settimana all'interno del box, ai tempi senza seguire grosse programmazioni. Adesso, come dici tu, che sei proprietario di un box, quasi tutti i box hanno una loro programmazione e anche gli atleti delle classi magari scelgono di seguire una programmazione, e sono gli experience di adesso che magari hanno la possibilità di trovarsi in un palazzetto pienito di gente che gli fa il tifo con il coach. Certo, motivante, sicuramente motivante. Per me è emozionante. Sì, assolutamente, emozionante. Assolutamente emozionante e motivante, assolutamente. E le Full Series è un evento, è una gara che conosciamo tutti, famosa, secondo me famosissima, da anni che si sente parlare di Full Series, è anche un po', secondo me, un punto in cui uno vuole arrivare facendo un po' anche una scalata e partendo magari da piccole gare fino ad arrivare alle Full Series. Partecipare, secondo me, alle Full Series è anche un pregio, certo, da parte dell'atleta, cioè di dire di andare lì è una cosa importante. Però tu, come mission per Full Series, la tua volontà è anche racchiudere non solo gli atleti top, sì, è proprio prendere proprio tutti, anche come dicevi, la categoria Spencer è stata creata proprio per questo. Sì, sì, assolutamente. Noi, nello staff, di comune accordo, cioè la visione generale di Full Series è quella per cui ben vengano gli atleti di alto livello. Cioè, noi diciamo no all'atleta di alto livello, anzi, l'atleta di alto livello però viene a Full Series perché vuole fare Full Series, perché ha il piacere di esserci, che questo è il concetto base, no? Io voglio fare Full Series perché ho il piacere di esserci. Tu puoi essere anche l'atleta che ha vinto i CrossFit Games, però da noi si presentano sempre senza invito, senza wild card, fanno le loro qualifiche, proprio perché secondo me è un bel messaggio che loro stessi danno in generale alla comunità. Cioè io sarò anche il miglior atleta del mondo, però mi metto al tuo livello, faccio le qualifiche, mi guadagno i posticini probabilmente con estrema facilità, ma dimostro a te che sei un cliente del box che mi metto al tuo livello, cioè non ti guardo dall'alto in basso, ti do la possibilità comunque di competere con me in qualche modo. Per cui ben vengano, sono felice di avere sempre nomi importanti all'interno dell'evento, ma mi piace dire che Full Series debba essere e sia una gara popolare. Popolare non nel senso conosciuta da tutti, ma popolare nel senso il terzo anello di San Siro, cioè una cosa che tutti possano provare a fare. Non voglio che sia elitaria necessariamente, deve essere una cosa che tutti facciano. Poi sotto Natale, un po' la festa, la pizza del CrossFit italiano. Quindi quest'anno sarà il 15, 16, 17 dicembre, sì. Ok, Paladesio. Sì, sempre lì. Ok, ragazzi, andiamo a conoscerlo. C'è ancora del tempo, poco tempo per iscriversi, fatelo. Io mi sono iscritto categoria Master e proverò a fare le qualifiche. Anche l'anno scorso mi sono iscritto, però ho avuto un trauma. È quindi... tosta, quel Master 40 è tosta. Sì, sì, belli duri, ho visto dei nomi. C'è un Master Arriban, che è Master 40 della mia categoria, che mi torturerà vivo. Se si arriverà alla live. Per cui c'è il link qua che troverete in alto per potervi iscrivere direttamente, e secondo me è un evento in cui si deve provare a partecipare, e essere lì ovviamente è un bel premio secondo me, e spero di passarle anch'io queste live. Bene, vi dicevo, vi lascio qua il link in sovraimpressione, ma trovate anche sotto in descrizione per potervi iscrivere direttamente a questo evento. Dovete esserci, vi voglio vedere, perché saremo anche lì con lo stand delle scimmie, con i nostri fisioterapisti sportivi. Chi di voi ci conosce anche nelle varie gare, saremo lì a fornire il servizio di fisioterapia agli atleti che parteciperanno all'evento. Poi, per carità, anche se qualche accompagnatore, perché a volte ci chiedono: ma io che non faccio la gara posso fare la terapia? Assolutamente, c'è una valutazione, c'è un trattamento. Per cui, ragazzi, vi aspettiamo lì a Desio il 15, 16, 17 dicembre, non potete mancare, mi raccomando. Io ringrazio Giorgio per essere passato a trovarmi qua alle scimmie, grazie per essere venuto qua a casa nostra. È un posto bellissimo, passateci se siete da queste parti o comunque nel nord Italia, perché oltre al box c'è uno studio incredibile e la sua estrema professionalità, che troverete anche Full Series. Grazie mille Giorgio, e ci aspetta un workout insieme a breve. Va bene. Fra qualche minuto facciamo un mega pump workout che metteremo in un reel. E ragazzi, iscrivetevi al canale, campanella notifica per essere sempre aggiornati con i nostri contenuti. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi voglio vedere ad Desio a dicembre. Rock and roll!